Ciao e buongiorno a tutti, siamo tornati Luca e Michele e siamo qui quest'oggi non col consueto video un po' burlone, diciamo, sì, ma un video un pochettino più serio, anche sì, se non è tanto nelle nostre corde. No. Ma è un video per dirvi che la sorpresa che tanto volevamo fare al nostro comune arriverà presto, nel giro di sì, un paio di settimane, sì, è finita e questo vuole essere un video di ringraziamento per tutte quelle persone che hanno, collaborato con noi e che ci hanno supportato e anche contribuito anche con le loro idee e soprattutto è anche un modo per chiudere un po' tutti quei video che erano diventati un po' enigmatici, cioè non si capiva se volevamo scherzare o se c'era qualcosa di serio sotto. In realtà sotto c'è un lavoro che è stato fatto con passione, con amore, sicuramente qualche errore. D'altronde siamo persone amatoriali, come anche chi ha partecipato, era la sua prima esperienza. È stato un avvenimento faticoso che ha portato via molto tempo, però ci siamo divertiti. Ci siamo divertiti, no? E l'abbiamo fatto comunque con amore e passione nei confronti di questa comunità, di questo paese. Volevo sottolineare che questo lavoro è stato fatto per è un video pubblicitario che serve a poter far vedere agli sportivi cosa offre Venzone a uno sportivo. Quindi che sport in sicurezza si possono fare a Venzone. Esatto, bravo Luca, bravo, mi piace questa cosa. Okay. Io direi che adesso possiamo sì, anche partire con i ringraziamenti. Allora noi qui abbiamo un leggio perché vorremmo evitare di dimenticare qualcuno. Che sarebbe una cosa spiacevole. Spiacevole. Anche il contributo è stato veramente di tanta gente. Partirei con i due maratonetti, che sono quelle due figure che vedrete spesso in questo video e che fanno da anello conduttore per tutti gli sport che noi abbiamo voluto rappresentare. Giusto. Giusto, quindi un ringraziamento va fatto a Marco Rossetto e alla sua compagna Michela Nenis. Poi abbiamo avuto il contributo anche di tre grandi sportivi di grande fama, i tre vincitori della Tre Rifugi 2019, Andrea Faddi, Giulio Simonetti e Tiziano Moia, che ci hanno aiutato anche con le loro idee anche per quanto riguarda esatto, le riprese. Esatto. Dopodiché dobbiamo ricordare anche i mitici rappresentanti del Volo Libero, mm-hmm, è un'associazione di parapendio, in quelli di Luigi Saravalli, Ruggero Fabretto e la comparsa Erika Pizzocchero. Poi i due ciclisti che sono Marco Casafina e Luca Mazza. I rappresentanti dei kayak, non dimentichiamoci di Cristian Merluzzi e Alberto Blanzan, tra l'altro molto simpatici nei video precedenti. Sì, che vi invito comunque ad andare a vedere proprio per farvi anche due risate. Esatto. Abbiamo avuto anche un bel supporto tecnico, non indifferente, infatti ringraziamo Matteo Plos e Lino Madotto. La voce narrante del video, il nostro caro Saverio Bulfon. Poi il brano tengo a precisare è stato completamente inventato e inedito. Il titolo è Da Quassù, scritto da Lonnie il Dreamer, Francesco Remoli e mixato da Alessandro Parisi. Dopodiché abbiamo avuto un grande supporto tecnico da La Proloco di Venzone, l'ufficio IAT. Sì. Ringraziamo la regione Friuli Venezia Giulia live e il comune di Venzone per il patrocinio. Sì. Non dimentichiamoci una cosa importante, Luca. Dimmi. Che non sembra scontata, ma non lo è. Noi abbiamo impiegato tanto tempo sì, per fare questo lavoro, perché ovviamente siamo amatoriali e come tutti gli amatoriali non hanno l'esperienza e la professionalità per ridurre i tempi, no? Ma noi a casa abbiamo due famiglie che ci hanno sempre supportato in quello che abbiamo fatto. Diremo anche sopportato, molto. Sopportato anche, sì, molto sì, di sì. Più. Quindi un grazie anche alle nostre famiglie. Sì, sì, per averci lasciato il tempo, diremo, di poterci impegnare anche in questa avventura. Che, ripeto, ribadisco, è stata fatta, nonostante qualche errore, è stata fatta comunque col cuore, insomma. Per aiutare in questo momento Venzone, dare un piccolo contributo a questa grande comunità. Quindi adesso noi vi salutiamo, questo nostro progetto è finito. Ma non sono finiti i progetti, no, ce ne saranno degli altri, certo, e invitiamo tutti quelli che abbiano delle idee, come ha suggerito il caro Luca, sì, e quelli che volessero partecipare, volessero mettersi in gioco, volessero dare il loro contributo sempre a questa comunità, perché ricordo, il fine di tutto questo non è un voler mettersi in mostra,
non è un voler cercare di essere sopra gli altri, ma è quello di essere come gli altri, parte degli altri, parte di questa comunità, ma soprattutto contribuire, cioè dare una mano in modo, se possibile, efficace in questa situazione. Quindi qualsiasi persona, qualsiasi gruppo avesse voglia di partecipare, avesse un'idea e volesse realizzarla, proprio con questo fine, noi siamo qui. Esatto. Siamo qui. Buona serata a tutti, buona giornata, dipende quando vedete questo video, e quindi buona visione. Buona visione. Ciao a tutti, ciao ragazzi. Posso stare senza te.